proprio come dice lei, noi questa sera a livello istituzionale, il Consiglio Comunale della città capoluogo, della città di Foggia, insieme al Consiglio Provinciale, che sono i livelli istituzionali collegiali più alti a livello, diciamo, provinciale, in seduta congiunta fanno una iniziativa istituzionale molto forte, molto determinata, a difesa della biblioteca Magna Capitana, della biblioteca provinciale e del sistema museale di Capitanata, che pure quello è sotto minaccia. Dobbiamo dire che il pasticcio ha un nome e un cognome, si chiama la legge Del Rio, una legge fatta con i piedi, una legge che ha creato questa situazione in cui il legislatore è sprofondato senza dare una prospettiva di soluzione agli enti locali, sia alle amministrazioni provinciali, sia all'utenza, sia ai dipendenti. Tuttavia, nella questione specifica della biblioteca, come poc'anzi diceva lei, dei segnali edificanti cominciano a venire da parte del governo centrale. Se è vero, come è vero, che il MIBACT, il Ministero per i Beni Culturali, nella persona dell'onorevole Franceschini, ha lanciato dei segnali di interesse ad avviare un'interlocuzione che potrebbe portare la biblioteca all'acquisizione, diciamo, da parte del Ministero stesso, che potrebbe essere una soluzione onorevole e che noi cercheremo di favorire assieme ai nostri parlamentari. E qui questa sera la presenza dei parlamentari del territorio è fondamentale, di essenziale importanza, proprio perché in questo momento c'è bisogno che anche i parlamentari del territorio provinciale a livello centrale sviluppino insieme a noi un'iniziativa per dare una prospettiva alla biblioteca. Chiaramente, quando parliamo di biblioteca, chiaramente in maniera esemplificativa parliamo anche del sistema museale di Capitanata, che pure va salvaguardato e va tutelato. Io credo che quello che ci aspetta non è semplice, tuttavia sono moderatamente fiducioso, si dice così in questi casi, che riusciremo a trovare una soluzione per gli operatori, ma soprattutto per la cultura e per la nostra provincia di Foggia. Interesse da parte del comune e anche della provincia, ma quali le competenze dell'uno e dell'altro? Sì, come voi sapete, la legge Del Rio ha creato una situazione paradossale per la quale tutta la cultura diventa funzione non fondamentale per quanto riguarda le province. E quindi chiaramente di qui nasce il dilemma del destino di queste istituzioni culturali e dei dipendenti del settore cultura dell'amministrazione provinciale, domanda a cui il legislatore non è stato in grado in questi mesi di dare una risposta soddisfacente. Di qui il disorientamento e degli amministratori provinciali e della stessa utenza e degli stessi dipendenti. Adesso però la strada che credo vada percorsa è quella che dicevo poc'anzi, cioè quella di favorire e aprire un'interlocuzione istituzionale forte col Ministero, perché la biblioteca provinciale possa essere acquisita a livello ministeriale e diventare, come Franceschini ha dato segnale di disponibilità, diventare un patrimonio appunto del Ministero dei Beni Culturali.